Il paese siamo noi, diamo fiducia ai comuni per dare fiducia ai cittadini. È questo il titolo della 30ª assemblea annuale ANCI che si è aperta il 23 ottobre alla Fortezza d'Abbasso di Firenze alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Accompagnato dal Presidente nazionale dell'ANCI Piero Fassino, Letta ha inaugurato con il simbolico taglio del nastro l'avvio dei lavori della giornata. Molti temi portati all'attenzione dai relatori, dal patto di stabilità alla crisi del lavoro, dalla spending review alla difficile situazione che i sindaci stanno vivendo per il mantenimento dei servizi ai cittadini di fronte agli ingenti tagli imposti dal governo. Il presidente di ANCI Toscana e sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, si è rivolto al capo dello Stato rivendicando un maturo e responsabile riconoscimento delle funzioni dei comuni sancite dalla Costituzione. Dopodiché è intervenuto il presidente della provincia di Firenze, Andrea Bartucci. Chi vi parla rappresenta un ente al centro di svariati tentativi di riforma fino alla cancellazione. Tutti falliti, a dire il vero, per la superficialità, l'inconsistenza e la confusione in cui si è proceduto fino ad oggi. Ed anche con gli ultimi provvedimenti legislativi proposti, pare si voglia proseguire su questa strada inconcludente. Sono qui a proporvi di aprire tutti insieme una pagina nuova che abbia l'obiettivo di offrire al Paese una riforma della pubblica amministrazione e delle istituzioni che gli consenta di recuperare quella competitività necessaria per uscire dalla crisi. Facciamo dunque nostri gli obiettivi della semplificazione e del risparmio e dell'efficacia ed efficienza del sistema istituzionale. Al Governo e al Parlamento chiediamo più coraggio e anche capacità di ascolto e condivisione. A seguire Bartucci si è rivolto al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, chiedendo da parte del Governo e del Parlamento più coraggio e capacità di ascolto e condivisione. A suo avviso gli enti locali hanno contribuito tanto al risanamento dei conti dello Stato e il susseguirsi di manovre con tagli pesantissimi insieme a un'applicazione rigida del patto di stabilità sono l'anticamera della paralisi e di un impoverimento delle comunità locali e dell'offerta di validi servizi pubblici. La crescita delle comunità locali rappresenta per Bartucci la crescita del Paese perché punta sull'energia e la creatività e l'intelligenza contenute nei territori. Anche il presidente della regione Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Matteo Renzi hanno ricordato lo sforzo enorme che le amministrazioni locali stanno compiendo per garantire il benessere dei cittadini. Anche Giorgio Napolitano si è detto vicino all'affanno di tutti i sindaci.